Amiche ed amici rossoneri, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Extra Time a 24 ore, anzi a meno di 24 ore da quello che è stato il settimo impegno in campionato del Foggia, 2-2 a Monopoli. Come sempre, mezz'ora, come in rigoroso stile dei tempi supplementari, per commentare la gara di ieri. Lo faremo immancabilmente, ogni giorno più bella, con la padrona di casa di Extra Time, Alessia Miri. Ciao Alessia, ben trovata. Ben ritrovato, Popolo Rossonero. Ciao Giulio. Oggi a regalarci quello che è il suo personale punto di vista, sia sulla gara di ieri, ma un po' più in generale su quello che è il momento rossonero, è un piacere per me avere qui ad Extra Time Bruno Arcano. Ciao Bruno. Ciao, ciao Tullio, saluto anche Alessia. Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora Bruno, parto subito, prima di andare a vedere numeri e classifica, chiedendoti questo pareggio di ieri che sapore ti ha lasciato? Il dolce del punto guadagnato, l'amaro dell'occasione persa, perché con una vittoria il Foggia poteva essere addirittura primo. Sì, io no, secondo me è un punto, cioè quando muovi la classifica il punto è sempre guadagnato, perché è vero che la vittoria ci avrebbe portato almeno per 48 ore fino alla partita di domani della Juve Stabia con il Brindisi, ci avrebbe portato al primo posto in classifica, però di questi tempi parlare di primo, di terzo posto, certamente mantenere il terzo posto e fare il sesto risultato utile consecutivo è stato positivo. È un pareggio un po' amaro perché onestamente il Foggia sembrava che alla fine del primo tempo, con l'inizio del secondo, avrebbe potuto con intelligenza mantenere, abbassare i toni della partita e mantenere il risultato e di rimessa magari fare anche il terzo gol. Però purtroppo quell'errore che c'è stato, quella incomprensione in difesa tra Salines e Tranobile, che peraltro il primo tempo, come tutti hanno visto, ha fatto due parate molto ma molto importanti, però è un pareggio che è giusto, meritato anche per il Monopoli, che ha fatto una buona partita, che è una buona squadra e che sicuramente non merita quella posizione, perché ci sono tantissime altre squadre che sono peggio del Monopoli, quindi sicuramente risalirà la china. Noi prendiamo per buono questo punto, ti dico la verità, a me va bene, cioè, siamo lì sempre al terzo posto. Abbiamo una partita in casa sabato che non è facile, chiaramente, perché è sempre un derby, è sempre con una squadra neopromossa. Io dico che possiamo guardare con il futuro e cercare di recuperare calciatori infortunati, soprattutto in difesa, che sono importanti anche per gli schemi di Cudini. Anche per dare in qualche modo delle alternative. Giro la stessa domanda ad Alessia. Più soddisfatta per il punto guadagnato o più dispiaciuta perché magari iniziare a leggere la classifica oggi con il Foggia in testa, anche se per almeno per 48 ore, come ha detto Bruno, poteva dare comunque un sapore diverso a questo primo scorcio di stagione. Beh, sicuramente poteva dare un sapore diverso, però come dice Bruno, in questo campionato è sempre un punto guadagnato, per cui siamo ancora agli albori e quindi è chiaro che bisogna prendere per buono tutto. Ricordiamoci che appunto è sempre un punto, quindi vediamo il bicchiere mezzo pieno. Assolutamente d'accordo, anche perché poi ad un certo punto, no Bruno, se entrava in gol il 2-0 di Santaniello, da queste parti diciamo sempre le cose come stanno, Vabbè, 2-0 certo, però regolare, quello sì, no, 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 2-0 quello era regolare. fuori. No, non credo che era regolare. Dici che era fuori No, non gioco per. comunque, Sì, ma perché era lui stava. un Sì. Beh, io ho arbitrato per tanti anni. Lui stava rientrando dal fuorigioco. Il guardialine se n'è accorto. Siccome poi, essendo rientrato dal fuorigioco in maniera non attiva, ma nel momento in cui poi tocca il pallone e fa gol, diventa attivo. Il guardialine in quel momento ha alzato la bandiera, non prima. Se guardate bene le immagini, quindi il fuorigioco è giusto, anche noi potevamo magari fare anche un gol in più. Il pareggio è giusto, guardate, il pareggio è giusto. Adesso, indipendentemente che loro lo hanno fatto su un errore della no, del nostro portiere, ma il pareggio, per come è stata la partita, per come si è, perché poi dopo il 2-2, che è stato nei primi minuti, non si è giocato più, nel senso che non ci sono state azioni eclatanti che abbiano potuto far recriminare o il Foggia o il Monopoli. Quindi il pareggio alla fine è giusto. Prendiamocelo, come diceva anche Alessia, perché se guardiamo il bicchiere mezzo pieno, noi non dobbiamo essere
sempre pessimisti. Ho sentito dei giudizi nella mattinata, anche via social, dove si diceva che il Monopoli, qualcuno ha detto che il Monopoli meritava di vincere. Questa è una cosa proprio assolutamente non veritiera. Forse non meritava di vincere nemmeno il Foggia, però nel momento in cui una squadra come il Foggia si trova in vantaggio 2-1 in 3 minuti, ribalta una situazione, chiaramente dovevi approfittare. La fortuna del Monopoli che è arrivato subito la fine del primo tempo, quindi hanno potuto riordinare un po' le idee, poi si sono ritrovati a fare quel gol rocambolesco, quindi diciamo che va bene così. Scenderemo poi nel dettaglio naturalmente della partita, però li abbiamo annunciati, andiamo a vedere quelli che sono stati i risultati finora della settima giornata. Ovviamente vi invitiamo, per chi ci seguirà on demand, poi a prendere con beneficio di inventario. Siamo in rigorosa diretta alle 15.36 di lunedì 9 ottobre, quindi è naturale che noi ci basiamo a quelli che sono i risultati della classifica ad oggi. Allora, lasciate la parola adesso. Esatto, Tullio, i risultati della settima giornata sono i seguenti: Monterosi Casertana 0-1, Sorrento Messina 1-0, Catania Latina 1-1, Crotone Picerno 2-1, Giuliano Taranto 2-1, Turris Francavilla 1-3, Cerignola Benevento 0-0, Monopoli Foggia 2-2. Avellino Potenza giocheranno oggi alle 20.45, mentre Brindisi Juve Stabia è prevista per martedì alle 18.30. Alessia, una classifica che presenta ancora tanti asterischi, però la leggiamo. Esatto, tanti asterischi, però vediamo ancora in testa Juve Stabia con 14 punti in condivisione con Benevento, Latina e Foggia 12 punti, 11 punti per il Picerno, Francavilla e la Turris sono a 10, Crotone 8, Potenza, Cerignola, Catania, Taranto e Giuliano sono a 7 punti, 6 punti per l'Avellino, 5 per la Casertana e il Brindisi, Messina 4 punti, 3 i punti per il Sorrento e chiudono Monopoli e Monterosi a 2 punti. Allora, ci sono degli errori in grafica, soprattutto manca un punto alla... un asterisco alla Juve Stabia, perché ha naturalmente una partita in meno, e 2 punti al Monopoli, visto che il Monopoli ha 4, visto che ha fatto due pareggi. Esatto. Bacchetteremo il grafico. Rimettiamo la grafica dei risultati. Bruno, salta all'occhio naturalmente il pareggio del Monterisi tra Cerignola e Benevento, un Benevento che ha sofferto e tanto nel secondo tempo la squadra di Tisci. Importante la vittoria del Crotone in casa in rimonta contro il Picerno, così come magari una delusione, l'ennesimo passo falso, mezzo passo falso in questo caso, del Catania in casa con il Latina, con un Catania che forse più del Crotone dell'anno scorso è quanto mai Chirico dipendente. Cosa ci ha detto questa settima giornata? Allora, la cosa che salta ai miei occhi già da ieri è la sconfitta ancora una volta della Turris, che ha una difesa con la Brodo, con un attacco sulla carta per i giocatori che ha molto forte, ma quando una squadra non ha equilibri, come è successo anche col Foggia, se tu non hai equilibri a centrocampo tra la difesa e l'attacco, tra la difesa e il centrocampo, l'attacco soffre, perché a Foggia i due attaccanti che non sono gli ultimi arrivati, perché Maniero e Giannone sono due attaccanti che potrebbero giocare tranquilli, anzi hanno giocato in Serie B, non hanno toccato palla perché non sono stati serviti, e la difesa nel momento in cui è stata colpita, perché è lenta, la difesa della Turris è molto lenta. Il gioco che fa Caneo, che è uguale, identico a quello di Juric del Torino e a quello di Gasperini, è un gioco molto particolare, dove tu se attacchi sei un fenomeno, fai 2-3 gol e quindi poi diventa complicato, ma quando non riesci ti giocano di rimessa, ti fanno i gol, quindi è scoppiato, la Turris è scoppiata. Il Catania deve ancora carburare, il Catania è una squadra strana, anche il Catania è una squadra molto strana. Onestamente il Cerignola anche ieri forse meritava di vincere, come è successo già che la partita col Taranto, però anche lì, sai, nuovo allenatore, nuovi schemi, quindi si fa un po' di difficoltà. Non tutte le squadre, non tutti i giocatori riescono ad adattarsi ai nuovi schemi di gioco. Lo abbiamo visto col Foggia. Col Foggia ci sono riusciti perché, a parte la vecchia guardia, diciamo ci stanno dei giovani molto interessanti, molto bravi, che sono talentuosi e tecnicamente anche forti fisicamente, che non è poco, perché Marino
e Martini sono giocatori che difficilmente li togli la palla e difficilmente li getti a terra, sembrano che sono giovani, ma sono forti, sono sì. Quindi onestamente la cosa che mi è risaltata agli occhi è stata subito la sconfitta ancora una volta in casa della Turris, che sta prendendo una piega un po' particolare. E poi il Benevento che non vince certamente è anche importante. Peccato perché il Foggia sarebbe potuto stare tranquillamente lì sopra, ma anche per un fatto di autostima, diciamo, perché onestamente, sai, anche se solo 48 ore, poi non sta scritto da nessuna parte che la Juve Stabia va a Brindisi a vincere, attenzione. Anche perché Danucci l'avevo seguito già l'anno scorso, naturalmente, per il quotidiano L'Attacco in Serie D, è un allenatore di cui sentiremo parlare perché riesce a sfruttare meglio quelle che sono le qualità umane a sua disposizione. Ma gli allenatori alla Cudini, diciamo, perché Mirko Cudini ha dimostrato che quando un allenatore non adegua, diciamo, gli schemi ai calciatori, ma adegua i calciatori agli schemi, e alla fine diventa un vincente, perché se la squadra lo segue e riesce a essere anche riescono a essere giocatori tutti come lo sono quelli del Foggia, poi teniamo presente che ieri il Foggia comunque veniva anche dalla Coppa Italia, dove alcuni giocatori si vedeva che erano stanchi gli ultimi 20 minuti. Per quello ti ho detto che secondo me dopo il gol non si è tanto più giocato, perché la stanchezza si è vista anche in alcune inquadrature dove i giocatori erano proprio sulle ginocchia, sai, quel classico movimento che si fa quando tu cerchi di respirare, l'acido lattico scende fino alle caviglie, quello è il discorso. Rimetti in grafica la classifica per chiedere anche ad Alessia, vediamo il Foggia a 12 punti, credo che certo essere magari i primi avrebbe dato ancora più morale, però no, dobbiamo sempre ricordare quello che è stato l'iter che ha portato questa squadra ad iniziare il campionato, una squadra che si sta costruendo in corso d'opera. E quindi, nonostante l'occasione mancata ieri al netto di quella che poi è stata l'evoluzione della gara, io concordo in toto con il ragionamento che ha fatto prima Bruno, un pareggio che non fa una grinza vedendo l'evolversi della partita, però certo può dare al gruppo un'importante autostima, rendersi conto che dopo 7 giornate l'unica squadra che probabilmente sulla carta più forte di te, che ha rispettato in qualche modo quelle che erano le previsioni, è stato il Benevento. Poi se andiamo a scorrere tutte quelle che erano le altre favorite del campionato, Crotone a 8, Catania potenzialmente a 10, Avellino potenzialmente a 9, credo che chiunque a questo punto del campionato avrebbe firmato, probabilmente se qualcuno avesse pronosticato sarebbe passato per pazzo. Quanta autostima può dare al gruppo questa situazione della classifica dopo 7 giornate, che iniziano a essere già un buon numero di gare giocate, abbinato poi alle prestazioni? Che idea ti sei fatta tu? Allora, sicuramente partiamo dal presupposto che vincere aiuta a vincere, per cui sicuramente questa è una cosa che fa morale a prescindere da tutto. Vedersi magari capolista anche solo per 48 ore per tutto il gruppo, anche perché è un gruppo abbastanza giovane, sicuramente poteva essere la ciliegina sulla torta per questo buon lavoro fatto finora, perché effettivamente, tolto il Benevento, diciamo che abbiamo dimostrato di potercela giocare un po' con tutti, abbiamo fatto dei risultati probabilmente insperati, se pensiamo appunto a come è stata costruita questa squadra e a quelle che erano le premesse iniziali, io dico tanta roba. Tanto di cappello, senza dubbio. Anche perché poi consideriamo... voglio servirti un assist. Ci avviamo a un periodo, un mese di ottobre, dove il Foggia avrà 4 impegni, l'abbiamo detto nell'ultima puntata di Parola al Mister, che potrebbero anche in qualche modo tracciare quello che sarà il futuro del Foggia, perché dopo il Brindisi si va a Crotone, poi turno infrasettimanale con il Benevento in casa e poi si va a giocare a Picerno. Direi che al termine di questo mese di ottobre potremmo capire magari il Foggia cosa vorrà fare da grande. Però in questo momento, a parte il Benevento che sta 2 punti avanti a noi, e obiettivamente
non è che sta facendo il Catanzaro, il Bari o la Ternana degli anni o della Regina, se torniamo indietro di 4 anni. È una squadra che sta lì tra alti e bassi, perché magari vince in casa, poi fuori casa, voglio dire, anche se il campo di Cerignola è un campo difficile da giocare per giocatori di un certo livello come quelli del Benevento. Però noi stiamo parlando di Crotone, di Picerno, che stanno comunque dietro a noi. Noi adesso cerchiamo di vincere la partita in casa che abbiamo sabato con il Brindisi, e quindi andremo a giocare con la classifica che sarà sempre favorevole a noi. Non ci sono squadre che possono uccidere il campionato, quindi sicuramente il Foggia è livellato. Poi è normale, insomma, quando Alessia dice vincere aiuta a vincere, io l'ho scritto proprio l'altro giorno dopo la vittoria con il Sorrento, perché comunque, come Cudini ha detto, non è che tu giochi contro la Primavera del Sorrento e pensi che sia una partita fa, devi sempre entrare in campo determinato, concentrato, perché nessuno ti regala niente, nessuno entra in campo per dire vabbè, io oggi mo gli regalo la partita al Foggia. Quindi il calcio è una scienza che non è esatta, purtroppo, e tutte le partite iniziano. Anche no, purtroppo, perché purtroppo, se no uno dice vabbè, gioca Napoli-Fiorentina, gioca quello con Real Madrid e perde, che invece non è così, non è così, è dimostrato dai fatti, da tutto quello che accade ogni settimana, che ci sono risultati impensabili che tu non pronostici mai, non pronostichi mai, non fai mai il pronostico azzeccato, perché non è così. Io diciamo che ce la possiamo giocare, anzi è meglio che in questo momento noi incontriamo queste squadre, in questo momento che stiamo bene, e comunque il Foggia ha fatto, lasciamo stare che non ha avuto il primato in classifica per 48 ore, chiaramente sarebbe stato molto meglio, perché è un fatto di autostima, un fatto che ti rende anche, ti inorgoglisce anche per giocatori giovani come quelli che noi abbiamo. Il problema, anzi la fortuna, è che noi comunque abbiamo perso solo a Taranto, ma se quella partita la ripetiamo oggi io dico domani, il Taranto si prende 3 gol, si prende dal Foggia, come se li prenderà quando verrà a giocare al ritorno, perché noi non, quella partita non si perde mai, l'abbiamo persa per 2 disattenzioni esattamente come quella di ieri, quindi non l'avremmo mai persa quella partita, è strano, quindi non saremmo stati una squadra fino al momento imbattuta. Però togliamo Taranto, noi dalla partita successiva sono 6 risultati consecutivi che facciamo positivi, per 4 partite siamo stati senza prendere gol, quindi voglio dire, insomma, guardiamo come dice Alessia il bicchiere mezzo pieno, lo guardiamo sempre mezzo vuoto. Continuiamo a vedere i numeri, Bruno, vediamo quella che è la classifica marcatori, così ci rendiamo conto anche del borsino dei bomber, un po' la figura che manca, che sembra mancare in questo momento al Foggia. A te Alessia, vediamo chi sono i bomber, la classifica dei bomber di questa settimana. Allora, in questa classifica viene dominata per il momento ovviamente da Murano del Picerno con 6 reti, poi abbiamo Di Carmine del Catania a 4 insieme a Fabrizi e Curcio, poi c'è Starita, Tonin, il nostro Tonin del Foggia, Ferrante, Chiricò, Gomez e Artistico del Francavilla. Ovviamente tanti e tanti altri a 3 gol, abbiamo messo i calciatori principali, che sono entry, esatto, sì, quelli che hanno segnato il 3° gol in questa settimana, naturalmente Ferrante a parte, che Starita sia il trascinatore del Monopoli si è un po' capito, importante per Tonin essere arrivato comunque a 3 gol in 7 gare, direi niente. Ma se, niente se, male. Senti Tullio, se guardate i nomi, tolto Tonin che sembra un intruso, no? Un ragazzino giovane che comunque ha fatto 3 gol, ma voi avete letto i nomi dei giocatori, sono tutti bomber di razza che stanno in tutte le squadre, bomber di razza, giocatori che hanno giocato in Serie B, voglio dire, che stanno lì con 2 o 3 gol più di Tonin, voglio dire, insomma, niente di particolare. Tonin si è mangiato pure qualcuno. Manca anche Malcore del Cerignolo, ovviamente. Quindi voglio dire, è tutto equilibrato. Quest'anno c'è un equilibrio che da un po' di anni non si vedeva, anche nella classifica dei Nonieri, perché fare 6 gol rispetto a 3 non è che è tanto, perché uno basta che fa una doppietta, è già successo, peraltro, per esempio, in Coppa Italia, ha fatto 2 gol in campionato, non riesce a segnare, tira, non è che non tira, appena la possibilità tira, anche ieri ha tirato, e stranamente purtroppo il portiere non ha raccolto e non c'era nessuno che la metteva col tapin in porta, quindi dobbiamo essere contenti. Io non lo so, io sono molto
ottimista, perché sempre per il discorso che mi fido di Cudini, perché certo, Cudini certo. È uno stratega, è una persona equilibrata, è una persona umile, è uno che lavora col suo staff e non guarda, parla poco e fa i fatti, li fa giocare, sceglie la formazione. Ieri ha giocato da capo a 4, ha giocato in difesa e quindi ti dico la verità. Guarda, a me non dispiace. Facendo scorrere i messaggi che ci stanno arrivando da casa, ovviamente anche saluti da Alessandro. Saluto Alessandro, pure io. Sì. Rivolti a te, credo che possiamo essere d'accordo innanzitutto su questo messaggio. Il vero bomber del Foggia in questo momento è il mister Cudini. È vero. Che sta anche lavorando con una rosa in continua evoluzione, al netto anche delle assenze. E poi direi che il riassunto migliore lo fa Carmine, scrivendo: buon pomeriggio, fiducia al mister e questi giovani, con la speranza che lo facciano lavorare, aggiungere in pace NDR, NDR. Andiamo a leggere le pagelle, così le commentiamo insieme, così entriamo nei singoli, perché si vola, hai visto Bruno, siamo arrivati già a 22 minuti di trasmissione. Andiamo a vedere. È una trasmissione smart, se è smart. Molto smart. Andiamo a vedere quelle che sono le pagelle. Partiamo naturalmente da quelle del Foggia e poi ci spostiamo immediatamente su quelle del Monopoli e le commentiamo. A te Alessio. Allora, per i rossoneri abbiamo Nobile con 6,5, Antonacci con 6, Riccardi con 6, Carillo con 6, Salines 5,5, Marino e Martini 6, Di Noia 6,5, Peralta 5,5, Schenetti 6,5, Tonin 6,5. Subentrano dalla panchina Bezzoni, a cui abbiamo dato 6, senza voto invece per Idrissou, Bacca e Oger, mentre a mister Cudini abbiamo dato 5,5. Andiamo alle pagelle del Monopoli. Per il Monopoli invece abbiamo la seguente pagella: Perina prende 6, Carnielutti 6, Fazio 6, Ferrini 6, Borello 6,5, D'Agostino 6,5, Vassallo 6, Amlili 6, Iaccarino 7, Starita 7, Sant'Agnello 5,5. Subentrati dalla panchina Spalluto 5,5, De Santis 6, Riccardi 6, senza voto per Fornasier e Peschetola, mentre al mister Tomei diamo 5. Commentiamo prima quelle del Monopoli. Bruno, a me ha fatto una grandissima impressione Iaccarino a metà campo, veramente un prodotto del vivaio del Napoli classe 2003, davvero importante. Sì, che Starita, sì, come abbiamo detto, fosse il trascinatore del Monopoli, pochi dubbi. La difesa apparsa molto molto legnosa e anche i due centrali che sono stati, l'avevi in qualche modo detto anche tu prima, in qualche modo anche oscurati dalla prestazione di Marino e Martini, che a me sono piaciuti molto. Sì, anche sì. Ieri, per quel che riguarda il Foggia, così commentiamo anche il 6,5 di Likmir da casa, che ha detto troppo 6,5 a Nobile. Nobile ha fatto due parate da campione all'inizio del primo tempo che ti avrebbero fatto passare in svantaggio. L'errore sul gol c'è stato, altrimenti avrebbe preso 8, così come non ha pesato sul gol naturalmente anche la difesa di Salines. Il 5,5, importanti le prestazioni di Schenetti e Tonin, che hanno timbrato il cartellino. Schenetti, lascio a te la parola Bruno per commentare un po' queste pagelle. Schenetti è un po' la luce di questa squadra. Quando chi le ha fatte queste pagelle, Tullio? La pagella del Foggia l'ho fatta io, la pagella del Monopoli Domenico Di Carlo di Canale 7. Allora, per quanto riguarda la pagella del Foggia, non sono d'accordo sul 5,5 a Cudini, assolutamente, e anche sul 5,5 a Peralta, perché Peralta è vero che non sta segnando, però Peralta poi quando ha la palla sul piede di raccordo col centrocampo, perché attenzione, quando si gioca con il 4-3-3 o col 4-3-1-2 come gioca Cudini, il centrocampo che deve fare da fulcro, deve essere bravo ad fare l'elastico e a cercare di avere il raccordo tra la difesa e il centrocampo. Sono d'accordo sul 6,5 a Nobile, perché meritava sicuramente 8 se la partita finiva senza quell'errore,
perché comunque ha fatto due parate molto, ma molto in la prima soprattutto il, no, perché il, la prima il primo tiro non l'ha visto nemmeno partire da due metri, invece ha avuto un'estensione fortissima del, e quindi non sono d'accordo su questi due voti per il resto, è giusto così. Avrei dato 6 a Peralta e avrei dato anche la sufficienza a Cudini, visto che non ha perso, perché sta 5,5, insomma, mi sembra, con i giocatori non che non aveva a disposizione. Ma sono pareri oggettivi, soggettivi, che poi bisogna rispettare, però io non sono d'accordo su questi due voti. Per quanto riguarda il Monopoli, mi è piaciuto sicuramente, obiettivamente, un giocatore molto bravo, come il giocatore del Napoli, come Iaccarino, però a me è piaciuto molto, ti dico la verità, Borello. L'unico difetto che ha Borello è che c'ha un solo piede, gioca solo di sinistro, per cui quando qualcuno riesce, come Carillo che gli andava addosso e si metteva da quel lato, non lo faceva quasi mai girare, infatti non ha fatto, ha fatto pochissimi, forse 2-3 cross, ma lui è uno che il piede ce l'ha molto caldo, e anche Vassallo non mi è dispiaciuto. Quindi questo è il mio parere. Concordo. Però i voti che hanno dato, i voti del Monopoli sono tutti giusti, quelli del Foggia pure, vabbè, posso accettare anche il 5,5 a Peralta, perché da Peralta ci aspettiamo sempre di più. Non accetto il 5,5 a Cudini, mi devi perdonare, Cudini no, è il mio preferito. Sono d'accordo col tifoso, Cudini è il nostro punto di forza, teniamocelo stretto. Parlato, qui sei completamente libero di dire tutto quello che vuoi. No, ma è un parere. Assolutamente. No, che contro la conduzione. A me non è piaciuta una cosa. L'hai detto in maniera sacrosanta tu. Poi devo chiedere una cosa ad Alessia, perché la stuzzico sull'atleta. Il ha avuto, soprattutto nella seconda parte del secondo tempo, dettato dalle situazioni, si è accontentato del pari contro una squadra contro cui secondo me si poteva puntare a vincere. Poi questa è una mia... Ti sei chiesto il perché? Te lo dico io. Fisica della squadra. Bravo, io te lo dico che seguo il calcio dal 78 e gli allenatori li ho visti, ci sono molti allenatori che sono passati da Foggia, ma noi li abbiamo visti anche fuori dalla nostra squadra. La condizione fisica non permetteva di fare nient'altro, lui ha fatto delle sostituzioni per cercare di dare un po' di vitalità, ma quando una parte, bisogna capire che non è Zeman Crudini, non è integralista, quando una partita non la puoi vincere, non la devi perdere. Perché un punto in classifica, soprattutto per una squadra come il Foggia, è un punto buono. Certo, se tu sei il Catanzaro e hai vinto 14 partite consecutive e poi ti metti a giochicchiare all'ultima, come l'anno scorso, e perdi qualche partita, a parte che non ne ha perse due. Cioè, voglio dire, diventa complicato, capito? Ma una squadra come il Foggia deve fare di necessità virtù, e Cudini, che è il suo allenatore, deve comunque agire in questa maniera. D'accordo, Alessia, prima di chiudere ti voglio stuzzicare su una cosa. Ogier è stato reintegrato in rosa dopo tanti mesi, ai 30 secondi. Un atleta come affronta un periodo di inattività così importante, e in che modo tu approcceresti a rientrare in un gruppo che in questo momento, tra l'altro, sta andando molto bene? Con la testa, la pazienza e la tanta voglia di giocare. Ho finito. È l'umiltà. Sei fantastica. Abbiamo 40 secondi, Alessia, rapidamente il prossimo turno e poi sigla di chiusura. Ok, ottava giornata, abbiamo sabato alle 14 Monterisi Cerignola, sabato alle 16:15 il Foggia contro il Brindisi, domenica alle 14 Messina Giuliano, Benevento Picerno, Juve Stabia Catania, domenica alle 16:15 Latina Monopoli, Taranto Crotone, Francavilla Sorrento, lunedì alle 20:30 Potenza Turris, alle 20:45 Casertana Avellino. Giornata molto molto importante, vedevo Bruno soddisfatto. Bel turno, la prossima giornata, bellissimo turno. Siamo nella mezz'ora, non so come, ma ce l'abbiamo fatta anche stavolta. Ringrazio di cuore Bruno Arcano per aver accettato il mio invito. Grazie per l'invito, grazie per il saluto. Alessia, ti saluto. La prima di tante, spero. Ringrazio, fantastica e meravigliosa, una chiosa stupenda da incidere in casa di Ogier. Alessia Meri, grazie mille. Ciao. E grazie a voi che avete avuto la bontà di seguirci da casa. Prossimi appuntamenti: giovedì 15:30 con Guida ai Campionati, venerdì 15:30 con la presentazione di Foggia Brindisi. Sigla.